Le parole del Pontefice oggi Papa Francesco nel Santuario Francescano a Grecia ha parlato della riscoperta della semplicità col presepe e stamane all'Angelus la riflessione sui mali del consumismo. Ce ne parla Andrea Rustichelli. In questa prima domenica di Avvento il Papa, nella messa con la festosa comunità congolese, si sofferma sul tempo dell'attesa, del guardare al futuro con speranza, che però trova un muro, sottolinea Francesco, nella società dei consumi. Le cose non bastano mai, l'avidità cresce e gli altri diventano intralci nella corsa e così si finisce per sentirsi minacciati e sempre insoddisfatti e arrabbiati. Si alza il livello dell'odio. Io voglio di più, voglio di più, voglio di più. Lo vediamo oggi, là dove il consumismo impera. Quanta violenza, anche solo verbale, quanta rabbia e voglia di cercare un nemico a tutti i costi. E nel pomeriggio il Papa va a Greccio, in provincia di Rieti, nella grotta dove Francesco d'Assisi nel 1223 diede vita al primo presepe. Il pontefice firma una lettera apostolica dedicata proprio al suo significato e al suo valore. Il presepe, scrive Papa Francesco, è come un Vangelo vivo. Con questa lettera, aggiunge, vorrei sostenere pure la consuetudine di allestirlo nei luoghi di lavoro, nelle scuole, negli ospedali, nelle carceri, nelle piazze.